Per lei, dato che fa ricerca su questa cosa, l'Italia sembra, per cui ho sentito che in Francia già stanno per fare la legge che esclude per varie robe, la plastica, di contatto nei cibi che si mangiano. Sì, allora, dal punto di vista della legge c'è ben poco. Diciamo che sicuramente dal punto di vista dell'Europa ci sono alcuni suggerimenti. Quando si parla di plastica alimentare, il problema è principalmente legato agli additivi che vengono, come dicevo prima, gli ftalati, bisfenoli che vengono aggiunti a questa plastica e che poi vengono rilasciati nel cibo che poi noi mangiamo. Quindi ci sono molte proposte, alcuni di questi additivi sono stati banditi da alcuni prodotti, per esempio i prodotti in plastica per i bambini in molti casi prevedono appunto che non vengano utilizzati bisfenoli per esempio perché sono stati banditi nella produzione di questi oggetti. Però le situazioni cambiano da paese a paese, non c'è una norma e una legge europea definita, ma ogni paese poi sceglie le strategie da utilizzare anche per questi prodotti. Un'altra domanda, su quello che dice lui, la ricerca, sa qualcosa sulle ricerche fatte, diciamo, su Parigi, quindi in realtà sulla Senna? No. No, non so se esistono dati e risultati No, riguardo questa area. detti sull'area di Parigi c'è questa ricerca che ha analizzato tutta l'area urbana di Parigi, calcolando quanta plastica cade con le piogge e con le precipitazioni varie ogni anno, ma microplastica che galleggia in ambiente. Sulla Senna in sé, su tutti i grandi fiumi europei ci sono. Che non si può pulire il mare, cioè l'immagine più comune perché non si occupa di questa cosa, questa roba che galleggia in accumulo è una cosa che viene a pensare, ma perché insomma, cioè perché non esiste un'opera di rimozione del grossolano ovviamente, non le, quindi la domanda shock è questa, cioè di fatto non esistono interventi che raccolgono un mare, una terra, quello che No. galleggia almeno in questi punti di convergenza, cioè almeno lì dove si, è più semplice raccoglierlo, perché poi non è che uno può girare il terreno No, fino al mare e poi pescare. c'è un'ipotesi che è molto di più del retino di un ragazzo olandese che si chiama Boyan Slat, che raccoglie anche moltissimi soldi, perché noi esseri umani siamo fatti così, se uno ci fa vedere una soluzione, siamo felici e cerchiamo di credere a quella soluzione. E in pratica la sua soluzione è mettere una gigantesca rete, mettiamo a V, di traverso rispetto alla corrente, questo è il di 6 km, giusto? Sì, E allora una queste. rete gigante che in realtà dovrebbe seguire le correnti, quindi andare laddove la plastica si concentra Andare in e raccoglierla. controcorrente e toglierla. Il problema è che tu togli insieme alla plastica, togli tutto il resto. Quindi siccome la catena alimentare parte con i microrganismi, tu distruggi tutta la catena alimentare, cioè cancelleresti la vita nell'oceano. Uno dei problemi che c'è, per cui l'assenza di ghiaccio marino in Artico è gravissima, è che oltre al fatto che il ghiaccio è un fattore di vita comoda anche per gli uomini in Artico, perché col ghiaccio si possono muovere, senza il ghiaccio no, ma è la base della catena alimentare. Sotto il ghiaccio marino, si formano tutti i microrganismi che fanno partire appunto la catena alimentare. L'assenza di ghiaccio marino, impedisce questo. Gli orsi polari hanno perso 7 settimane di possibilità di mangiare all'anno negli ultimi 20 anni, per il caldo, ma non per il caldo in sé, perché non si forma il ghiaccio e quindi non parte la catena alimentare e quindi tutti gli organismi che gli permettono poi di mangiare una foca non hanno cibo.
Idem qua, se noi togliamo i microrganismi abbiamo eliminato la possibilità di vivere al mare. Per cui certo possiamo, una delle cose che si può cercare di fare e sulle quali infatti ci sono studi avviati è il più possibile trovare il modo di intercettare la plastica prima. Però non, una delle cose più efficaci e però molto complicate è quella appunto di agire sugli scarichi delle lavatrici. Però è una cosa molto complicata e si sta provando, perché lì sarebbe proprio alla partenza dello scarico, ma tutti gli altri tentativi comportano comunque grandi problemi. Noi stavamo ragionando con un'azienda che si occupa di depurazione di acque di intercettare le plastiche, le microfibre anche nella depurazione delle acque e della depurazione delle acque industriali. Uno dei problemi che nasce è che uno dei metodi più efficaci per fare questo tipo di depurazioni è l'uso di fanghi. Però tu poi quei fanghi normalmente vengono usati per fare concimazione, ma tu allora a quel punto riduci tutta la plastica lì e quindi non lo puoi fare. Quei fanghi possono essere usati come carburante per produrre energia. Passiamo da capo, tu allora bruceresti delle plastiche e quindi creeresti un problema. Quindi non è per niente banale, cioè noi stiamo immettendo un materiale che proprio per le sue caratteristiche, cioè essere indistruttibile, è difficile da eliminare. E quindi tutti i tentativi che facciamo sono estremamente complicati in qualunque passaggio che noi tentiamo di fare. Sono complicati e non ce n'è uno risolutivo. Esatto. Cioè devono... Tutti i tentativi vanno benissimo, anche la raccolta organizzata con i cittadini, quelle che vengono fatte in tutte le parti del mondo ormai, da tante associazioni che vanno a raccogliere la plastica in mare, è sicuramente utile. Da lì partono le idee poi di riutilizzo delle scarpe fatte con la plastica raccolta nelle spiagge, però non ce n'è uno che risolve. E raccoglierlo è impossibile, perché noi... siccome fin dall'inizio, anch'io quando ho iniziato a studiare questo problema qua, da tutte le parti trovo scritto le isole di plastica. Io non ce la faccio più a raccontare dell'isola di plastica, perché poi anche nel mio immaginario l'isola di plastica in qualche maniera la pulisci, vai lì e la porti via. Non è un'isola, sono concentrazioni molto elevate in alcune zone, ma è una contaminazione che è diffusa in un'area ampia, in un oceano. Cioè pulire un oceano non ha nessun senso, anche perché tu pulisci i primi centimetri, ma come abbiamo detto la contaminazione non è nei primi centimetri, la plastica non galleggia e basta. La plastica, a seconda della tipologia, il polietilene ha una densità bassa, galleggia, il nylon ha una densità più alta, sprofonda. Il polietilene che galleggia, quando viene colonizzato dai microrganismi, da quel biofilm, se tocchiamo una plastica che è stata in mare viscida, quel viscido sono microrganismi che hanno colonizzato la plastica, che la rendono più pesante e sprofonda. I pesci che vivono nel fondo, le sogliole, hanno le microplastiche nello stomaco, quindi da qualche parte le avranno presa e la prendono dal fondo. Quindi questo materiale grande, più piccolo, microscopico, che non vediamo agli occhi, è da tutte le parti, e puoi ripulire il grande, ma il piccolo, che è il problema più grosso, rimane lì. Non ci sono reti che possono raccogliere quello che c'è male. Quindi sicuramente quella è una strategia che va bene utilizzarla e andare a raccoglierla, e va benissimo tutto, ma non è la soluzione. Bisogna cercare sicuramente di non farcela arrivare la plastica in mare. Il risultato più importante di tutte queste azioni non è tanto l'azione in sé, quanto l'effetto che questa azione ha sulle persone per farli cambiare comportamenti. Le Baleari stanno pensando di diventare plastic free entro il 2030. L'effetto è buono, ma piccolo. Ma l'effetto di pubblicità, se Ibiza, Palma di Maiorca decidono di non usare più plastica, è immenso. Perché sono luoghi di moda. Allora, l'effetto pratico è ridotto, ma l'effetto a lungo termine è gigantesco. E così le azioni di raccolta, le persone che vengono e vedono quel...
anche perché poi tutti dicono ho camminato in spiaggia e ho visto la plastica, è vero ce n'era, ma non hanno visto la plastica, hanno visto alcuni pezzi grandi di plastica. Se ti metti a camminare e a prendere i pezzettini piccoli ma ancora visibili che ci sono, sono molti di più. E quando uno lo fa una volta, ha capito, non c'è più bisogno di spiegarglielo, soprattutto se lo fa in un luogo a lui familiare e si accorge di non essersi reso conto, perché sono certissimo che se ci mettiamo a farlo, nessuno che non l'abbia fatto già per propria conoscenza si è reso conto di quanto ne troverà davvero. Si è reso conto delle bottiglie, della rete e della scarpa, ma non ha visto davvero tutti i pezzettini che ci sono. E quando li vede si rende davvero conto dell'immensità. Il numero che ha fatto vedere, 5.250 miliardi di pezzi che galleggiano su tutto il mare, 5.250 miliardi e da 20 a 40 volte il numero di corpi celesti della Via Lattea. Quando noi guardiamo la Via Lattea pensiamo che sia l'infinito, quelli, e sono solo quelli galleggianti, sono da 20 a 40 volte, quindi parliamo veramente di una cosa infinita, e proprio per questo dobbiamo occuparcene con tutto l'impegno che possiamo metterci, ma non pensando che lo risolveremo. Dobbiamo farlo perché possiamo migliorare la situazione, quello sì. Scusi, sì. La plastica è riciclabile al 100% più o meno? No, questa è un'altra leggenda. Ah, ecco, no. Allora, ci sono di che? Allora, appunto, la soluzione sarebbe riutilizziamo quella che c'è. Allora, la plastica che io raccolgo in spiaggia, per esempio, non la riciclo attualmente. Non la riciclo perché la plastica che io raccolgo in spiaggia è contaminata e quindi è difficilissima poterla riutilizzare per qualsiasi finalità. Ci sono degli esempi, vanno benissimo, ma sono esempi assolutamente piccoli. Per fare quella scarpa Adidas io devo scegliere una tipologia di polimero, quindi quando raccolgo la plastica in spiaggia devo scegliere la rete del pescatore, tutto il resto già lo escludo. Devo rimacinarla, riutilizzarla in un processo che non sempre è fattibile. Sicuramente è costoso, quindi c'è un costo, ma poi non si può fare, nel senso che io la bottiglietta che raccolgo in spiaggia non posso riciclarla in bottiglietta, magari mi ci invento di farci qualcos'altro, ecco, la boccetta dello shampoo, però sono tutte procedure che attualmente in Europa, per esempio, non sono semplici da perseguire, perché c'è un problema economico sostanzialmente, cioè il recuperare la plastica spiaggiata o anche lo stesso riciclo della, quando noi buttiamo anche la bottiglia, anche la bottiglia pulita costa molto di più riciclarla che rifarla. Quindi anche quando noi differenziamo e dobbiamo farlo, sì, però anche la plastica che noi differenziamo in maniera opportuna moltissime volte non può essere riciclata perché ci sono dei problemi economici che non sono sostenibili per poter riutilizzare quella plastica che io ho anche buttato conferito in maniera giusta nella plastica. Però non sarebbe il caso di puntare moltissimo, e questo però deve farlo però la politica. Però ci sono tanti problemi, cioè nel senso. No, ma questo sicuro, però ci sono alcuni problemi oggettivi. Uno è che la plastica comunque si ricicla 2-3 volte al massimo, poi non si può più riciclare. E questo già è un problema. La puoi rendere, diciamo, inerte facendo dei materiali plastici tipo mattoni o cose che poi durano molto di più, però poi non la potrai più recuperare. Due, è proprio complicato materialmente, cioè le bottiglie, che sono la plastica più pregiata che esista, il tappo della bottiglia, se è rosso si riciclano solo i rossi tutti insieme, se è blu solo i blu, se è azzurro separato, se è rosa separato, i bianchi separati, perché fondono a temperature diverse e quindi non possono essere riciclati insieme, quindi già una complicazione in più. Tutti questi elementi rendono ancora meno competitivo dal punto di vista economico rispetto alla produzione nuova.
È per questo che d'altra parte noi quando andiamo ad acquistare cerchiamo di acquistare la cosa che costa meno. Questo non solo in questo campo qua è una delle cose più difficili con cui confrontarci, perché lo sappiamo sempre che se costa la cosa che costa meno è perché o frega qualcuno o frega me, quindi qualcosa c'è. Però d'altra parte dobbiamo confrontarci con queste cose qua, quindi è assolutamente necessario riciclare o comunque conferire in maniera differenziata per poi vedere che farne. Ma banalmente un giocattolo contiene almeno 4-5 tipi di plastica diversa, quindi che dovrebbero, quel giocattolo dovrebbe essere smontato e tutto dovrebbe essere separato. Pensiamo a quanto può costare il fatto che qualcuno si metta lì e smonti tutti quei giocattoli, perché poi non è un'azione meccanica, li smonto tutto e separo tutto. Per ogni giocattolo ci sono tipi diversi, quindi dovrò anche fare un'operazione che è complicata proprio materialmente. Però per esempio ecco, sulla questione degli imballaggi c'è una normativa che adesso ci obbliga chi produce l'imballaggio a produrlo in una certa maniera, per esempio monomateriale. Perché? Perché così, perché si riutilizza meglio. Tutto questo che stiamo facendo adesso, la ricerca, tutte queste informazioni che stanno acquisendo, dovrebbero spingere i produttori, i politici a decidere di fare delle norme per obbligare per esempio a costruire e realizzare manufatti in una tipologia di plastica che possa quindi poi essere più facilmente riciclata. Quindi insomma le possibilità, cioè la conoscenza, poi ecco quel circolo finale che abbiamo visto, no? Dalla conoscenza e dalla ricerca si arriva a delle soluzioni, non ce n'è una valida al 100%, ma tante soluzioni insieme si funzionano. Sì, ecco, e la molteplicità comunque, c'è cioè un problema come questo ha molteplici soluzioni, che sono dal trovare materiali alternativi, al ridurre quelle che utilizzo, al trovare normative, all'impegnare l'industria e chi si occupa di design a lavorare in un certo modo. Quando parliamo di economia circolare, spesso si tende a parlare da quando butto l'immondizia a fare in modo che questa cosa concluda un ciclo, e invece dovremmo pensare che il ciclo inizia quando progetto un oggetto, perché se io lo progetto bene tutto il resto del percorso sarà molto più semplice. Se io invece me ne occupo soltanto da quando viene buttato via, il percorso è inevitabilmente complicato perché non è stato pensato per quello. Quindi io dovrò trovare soluzioni a quel tipo di oggetto. Se invece lo progetto dall'inizio, quel tipo di oggetto avrà già un percorso, se non già disegnato, molto più semplice da individuare. Curiosità che mi era venuta è, prima dicevi due cose, cioè l'80%, tra il 60 e l'80 viene dalla spiaggia, e già questo mi sembra una cosa che insomma su quale si può lavorare parecchio. Sono stime, come ho detto prima, poi spostandoci nelle diverse parti del mondo queste stime possono cambiare, però un'altissima percentuale, ci basta stare in spiaggia dopo una domenica a Senigallia e lo vediamo, insomma. Quindi sicuramente adesso poi negli ultimi anni, durante i quali insomma anche la sensibilità delle persone nei confronti di questo problema è sicuramente aumentato, ci si fa magari un po' più attenzione. Sicuramente i miei figli fanno più attenzione di quanto non le facessi io quando avevo la loro età, e quindi non buttano il giocattolino o la pinna o il secchielletto che si è rotto, non lo lasciano magari in giro, no? Però è ancora una fonte importante di poi... Rispetto a questi paesi, perché mi ad esempio un anno fa siamo stati in Africa, ecco, stupenda, questo è un altro problema, un'isola bellissima, abbiamo fatto le nostre immersioni e effettivamente pensare che tutta la Tanzania, che è un buco dell'Africa, non ha sistema di smaltimento dei rifiuti, ma viene bruciato tutto, quindi anche il resort a 4 stelle fino a il piccolo abitante usa non la plastica, usa tutto come fonte di fuoco, certo. Quindi fanno un gran fuoco, bruciano tutto, quella roba lì va tutta al mare. Io? Sì, poi se non va in mare comunque produce sostanze che non sono plastiche, ma che sono sostanze tossiche, cancerogene. Purtroppo questo è un altro problema, ovviamente noi dobbiamo fare il nostro e poi di seguito tutti gli altri. Però è vero che sicuramente l'Italia e molti paesi europei hanno sistemi di gestione che sono
più efficienti di quelli di, dell'Africa del Nord, che è sempre Mediterraneo, e quindi nel Mediterraneo poi ci finisce tutto quello che ci buttiamo noi, quello che ci buttano i paesi dell'Africa. C'è paesi in via di sviluppo, la plastica, come dicevi prima, è un materiale poco costoso. Certo. I primi cinque, in questo momento qua, per 10 anni fa non era così, ma in questo momento qua i primi 5 paesi che buttano plastica in acqua, sintetizziamo così, sono Cina, Indonesia, Thailandia, Filippine e Vietnam. Però curiosamente maggiori produttori di scarpe anche, ma poi maggiori, però curiosamente non c'è l'India. Cioè l'India è fuori dai primi 5, pur essendo il secondo come paese, come numero di abitanti. Perché l'India ha incominciato a porsi questo problema per grandi comunità, cioè non come paese, ma grandi città si sono occupate di iniziare a produrre in una maniera diversa, e questo ha un effetto, cioè un effetto visibile, un dato. Loro sono 1 miliardo e il Vietnam, che sono molti di meno, butta molta più plastica di quanta ne buttino loro. Allora è proprio un dato grezzo e rozzo, però che rende evidente il fatto che invertire una tendenza si può, che non significa appunto risolvere un problema, ma è una cosa chiaramente fattibile. Però in tutti quei paesi la produzione, l'aumento di consumo e il fatto che la plastica sia accessibile a poco e di anche un senso di, tra virgolette, lusso. In molti paesi ogni singolo frutto viene avvolto in una pellicola di plastica, perché questo dà una sensazione appunto di lusso. Il problema è che quella plastica lì è peggio ancora, perché nel momento in cui la apri si sbriciola e quindi è inevitabile che venga buttata male. Una delle cose buffe, però amaramente buffe, è che tutta la plastica che finisce in acqua nella parte occidentale dell'Africa finisce sulle coste del Nord America, che fa abbastanza ridere in questo senso, però per via delle correnti dall'Africa occidentale tutta la plastica che finisce in acqua finisce sulle coste del Nord America. Dalle coste del Nord America finisce diciamo nel Golfo di Biscaglia, Paesi Baschi e francesi e spagnoli, di lì risale verso la Groenlandia e poi o si infila verso il passaggio nord-ovest o va verso Islanda e Svalbard, e questa è una parte del percorso. Dall'altra parte, dall'Australia finisce, l'avete visto che la maggior concentrazione era verso il Cile e poi risale verso la Cina e poi si ributta verso gli Stati Uniti, perché il percorso ce l'ho la slide con la corrente. Volevo chiedere una cosa. Sì. Io ho sentito di organismi che si nutrono, che degradano la plastica. È minimamente vera sta notizia? Sì, sì, cioè non sono. La plastica come tale, se finisce male, esistono, come per tante sostanze, esiste la possibilità di biodegradazione, cioè degradazione da parte dei batteri, dei microrganismi. È vero, i tempi in condizioni naturali sono comunque lunghi e questi microrganismi nella maggior parte dei casi, cioè sempre, non sono mangiatori, tra virgolette, di tutte le plastiche, ma mangiano una tipologia. Quindi esistono degli esperimenti di laboratorio che dimostrano che ci sono alcune tipologie di microrganismi capaci di degradare, biodegradare la plastica. Non tutta la plastica, alcuni polimeri, abbiamo visto prima che ne esistono però tantissimi. E il problema qual è? Che i tempi di degradazione naturali sono comunque, di biodegradazione sono molto molto lunghi. Cioè un tappino di plastica rimane per 500, 600, 700 anni. Quindi i tempi naturali sono questi, ecco, possiamo spingere certe reazioni biologiche, quindi magari spingere verso la produzione di questi microrganismi, però bisogna stare attento a farlo ovviamente in ambiente naturale, perché ovviamente poi si alterano tutti gli equilibri naturali. In condizioni di laboratorio ci sono delle ricerche che stanno appunto tendendo a sviluppare alcune
consorsi solitamente sono di microrganismi efficaci per degradare certe tipologie di plastiche, ma è un processo complesso. Questa è la corrente, la principale, poi ovviamente non è l'unica, però è la principale corrente oceanica, che vedete fa i 5 gyres, appunto, che sono infatti questi i punti di accumulo maggiore, perché ovviamente al centro tende ad accumularsi. Quelli in giallo sono i punti in cui la corrente si inabissa e poi l'acqua continua a scorrere, come vedete quello in blu, sul fondale marino fino a quando a un certo punto riemerge dopo qualche secolo, giusto? E per questo poi questo ha un valore immenso anche per la regolazione della temperatura della Terra, però questo ci fa capire come viaggia, come può viaggiare un pezzo di plastica. Vedete, costa occidentale, risale nord, viene fino qua, rigira, poi va da questa parte oppure va da quella, si inabissa, ridiscende, continua e il circolo continua in questo modo qua. Qua si inabissa di nuovo, dall'Australia occidentale arriva sul Sudafrica, dall'Australia orientale invece torna verso la costa del Cile e poi risale verso il Giappone e qua si accumula l'isola di plastica originaria, sarebbe questa qui. Io una domanda. Indicativamente, immagino possa essere una cosa un po' difficile da dire, in questo processo di inversione di tendenza, no? che è stato auspicato, quanto conta il mio, diciamo, le mie scelte di consumatore, quindi magari che scelgo di comprare la maglietta di lana invece della maglietta di pile, o comprare o non usare la busta di plastica al supermercato? E invece quanto conta il progresso della scienza nel magari scoprire dei microrganismi che biodegradano la plastica o trovare sostanze nuove che possono essere usate al posto della plastica? Secondo voi la percentuale qual è? Cioè, non so se mi sono spiegato. È difficilissimo, vuoi rispondere a questa cosa, però io ti direi generale, è lo stesso livello, sì, cioè 50, va tutto bene, tutto quello che viene inserito, la ricerca fondamentale, la disseminazione dei risultati della ricerca è fondamentale perché crea sensibilizzazione, quindi magari, che ne so, andiamo al bar e chiediamo un succo di frutta senza cannuccia, una stupidaggine, però io singolarmente posso farlo e evito di chiederla, anzi se me la danno cerco di chiedere di non darmela. Cioè sono piccoli gesti, ovviamente poi ognuno di noi ha la propria sensibilità e fa quello che può, però io conoscendo il problema sicuramente sono spinta a cercare di fare ciò che so e che poi in qualche maniera cercare di non di risolverlo, ma quantomeno di contenerlo. Quindi è difficilissimo dirtelo, per me valgono tutte la stessa percentuale, tutto messo insieme, non c'è un aspetto che vale di più dell'altro, secondo me. La cannuccia fa questo, finisce nel naso della tartaruga. Per esempio. Questa è una cannuccia che gli viene estratta perché altrimenti la tartaruga soffocherebbe. E vedete che la cannuccia è praticamente intera, è solo schiacciata. Questo è un contenitore di lattine. Ad esempio, in questo caso qua la soluzione è stata trovata, peraltro è stata trovata da un'azienda tedesca, ovviamente, perché le lattine di birra avevano un largo consumo, e non solo, è stata trovata con un materiale che è edibile per i pesci, quindi non solo non importa se finisce in mare, ma anzi è pure meglio se finisce in mare, perché è un materiale che può essere mangiato dai pesci. Però questo lo dico perché va in quella direzione. Le scelte individuali hanno un peso anche sulla ricerca e sulle decisioni economiche. Per chi produce sacchetti, se i sacchetti anche fossero fatti di madreperla e glieli comprassero in madreperla, lui li fa in madreperla. Quindi la nostra azione ha un peso.
non solo dal punto di vista civico, ma proprio esattamente come consumatore, nel concetto proprio del consumatore. E quindi se diventa conveniente produrli da materiali vegetali, li produrranno da materiali vegetali, non c'è una ragione se non economica per cui li producano così. Poi certo ci può essere quello che ha una, al contrario, una motivazione etica per non produrli così, ma l'effetto della mia scelta comunque può incentivare in un certo modo. È un po' quello che è successo con le creme e con i dentifrici, nel senso sì. Che in quel caso lì all'azienda non gli è costato praticamente nulla sostituirla con delle cose naturali. Il consumatore a un certo punto il dentifricio col microgranulo di plastica non lo comprava più. E, ho incontrato ultimamente a un congresso una persona che si occupa di cosmetica in Italia e ha detto per noi è stato anzi quasi un vantaggio, cioè non ci è costato nulla, lì è andato, per cui è un esempio abbastanza... Non c'è neanche bisogno della legge, c'è una proposta di legge, non c'è la legge, però stanno già cambiando. Una domanda sui coralli, cioè nel senso si è parlato di pesci, i coralli non si mangiano, però... Ci sono delle ricerche che dimostrano che anche le spugne e i coralli sono in grado di filtrare microparticelle. Ovviamente in quel caso lì più parliamo di organismo piccolo, filtratore, più le dimensioni delle microparticelle di plastica che vengono trattenute sono piccole e quindi più diventa difficile andare ad osservarle, perché come dicevamo prima la tecnologia ci aiuta fino a un certo punto. Per le nanoplastiche io ho certezza nel momento in cui riusciremo a vederle e a trovarle nei pesci, negli organismi, nelle matrici ambientali, inizieremo a studiarle e le troveremo ovunque. E ho certezza che la nanoplastica sia ancora più pericolosa della microplastica, perché più la dimensione è piccola e più l'interazione con i comparti biologici diventa semplice. Per cui ho la certezza che sul problema tossicologico delle nanoplastiche, nel momento in cui avremo gli strumenti per andare a studiarle, si aprirà un nuovo mondo. Per cui sì, ci sono già delle ricerche pubblicate che confermano che queste particelle non sono solo sui pesci, sugli invertebrati, No, ero curioso se magari insomma il fenomeno dello sbiancamento dei coralli eccetera. Non ci sono, le microplastiche sono in grado di, che ne so, di alterare il pH, oppure insomma si mettono nel rapporto di simbiosi, allora, tra le alghe. Quante mia conoscenza in letteratura scientifica è difficile, non ci sono indicazioni di questo tipo di correlazioni. Per esempio però chi studia le tartarughe, sapete che il sesso della tartaruga dell'uovo viene definito in funzione della temperatura dell'ambiente in cui le uova si sviluppano, se la tartaruga depone l'uovo in una sabbia che ha una certa capacità di mantenere una certa temperatura, va bene. Se al posto di quella sabbia c'è un pulviscolo di microplastica, ovviamente la microplastica trattiene la temperatura in maniera diversa, quindi meno conduce meno, insomma crea un ambiente diverso che quindi determina anche un'alterazione nello sviluppo del sesso dell'organismo, quindi questo è stato dimostrato e pubblicato. Gli effetti ci sono. Sulla questione dello sbiancamento, i dati in letteratura ci dicono che probabilmente ecco, il problema principale è legato all'acidificazione, insomma ci sono diverse teorie, per adesso non ci sono indicazioni chiare sull'implicazione della plastica o della microplastica su questo tipo di fenomeni. Grazie. Invece una cosa, mi rilego a quello che si diceva prima, no? L'intervento personale che uno può fare, quindi in qualche maniera tutto quello che è stato detto, differenziato dall'esempio della cannuccia eccetera, a livello più macro, diciamo, più o meno penso che in realtà prima avete accennato questa cosa, che non ci sono, diciamo, a livello politico, mondiale, europeo o nazionale grandi prese di posizione, diciamo, perché una cosa che io penso è che un produttore di plastica ovviamente cambia la sua produzione in base al mercato, ma se una politica, un apparato statale, europeo, eccetera, eccetera, imponga questa cosa, ad esempio semplicemente tassando la produzione di plastica, perché
Cioè, se il problema è che io adesso, ovviamente, già, stasera ci avete spiegato e... È già fatto così. Cioè? Cioè, la produttori... No, poi c'era questo, se c'è già in campo qualcosa, i produttori... No, è già, si può aspirare... Già i produttori di plastica pagano un tot a tonnellata di plastica prodotta... che ancora gli conviene, evidentemente. Che cambia da paese a paese. In Germania, per esempio, pagano più che in Italia. E quei soldi sono quelli che servono poi a pagare chi conferisce la plastica, cioè i consorzi che la raccolgono, la rivendono poi per il riciclo e quello viene pagato. E uno dei problemi legati proprio alla non possibilità di riciclo è proprio questo. Cioè, in alcuni casi non si può non viene riciclata la plastica perché il produttore ha pagato meno nel momento in cui ha prodotto il manufatto. Sono le contraddizioni. Non solo, in Italia mi raccontavano che in Italia il sistema si sostiene semplicemente grazie al fatto che ci sono aree che non riciclano, paro, per cui i soldi raccolti di lì pagano le altre. Sì, quindi c'è un problema economico importante, sicuramente la politica io credo può fare moltissimo, però la politica può fare moltissimo, ma io come ricercatore e poi come singola cittadina mi sento responsabile di spingere la politica, perché la politica fa ed è costretta a fare se ha dati certi. Sul problema della plastica e della microplastica noi vi abbiamo raccontato cose che però diciamo è conoscenza degli ultimissimi anni, cioè a noi sembra un problema che esiste da sempre, in realtà queste informazioni che stiamo ottenendo ora sono il frutto delle ricerche degli ultimi 10 anni, ma che si stanno concentrando, insomma, tante conoscenze le stiamo ottenendo in questi ultimissimi anni in termini di presenza. Ecco, ci sono dati che ancora non abbiamo per molte aree dei nostri mari sulla presenza reale di plastica, perché i dati che abbiamo magari ce li abbiamo, ma sono protocolli diversi che non sono confrontabili, sono protocolli che non, per esempio c'è tutto un problema delle fibre, ecco, le fibre delle lavatrici, campionare ed analizzare la fibra è un problema grossissimo, quindi tutte le analisi e i dati scientifici che abbiamo per esempio sulla fibra nell'acqua potabile, qualche mese fa è uscito fuori un articolo che ha fatto tanto clamore, ci hanno chiamato i depuratori, ma nelle acque potabili americane hanno trovato nell'80% dei campioni le fibre nell'acqua potabile che esce dal rubinetto. In realtà poi quando si vanno ad analizzare questi studi si capisce che non sono studi pubblicati, ma che anche i metodi di campionamento sono diciamo non completamente condivisi e standardizzati. Perché? Perché probabilmente in questa stanza, mentre noi chiacchieriamo, il bicchiere d'acqua che ho bevuto prima, sicuramente dentro ci stanno delle fibre, perché le fibre sono talmente diffuse nell'atmosfera. Noi in laboratorio, per poter analizzare un campione di fibre, dobbiamo lavorare in un laboratorio pulito, con aria filtrata, perché anche la camicetta con cui io vado al lavoro rilascia delle fibre, perché anche il filtro della cappa che utilizzo per filtrare l'aria, se non è fatta una manutenzione opportuna, rilascia fibre, quindi le fibre stanno ovunque, quindi nel momento anche in cui campioniamo il campione rischiamo di contaminarlo da fibre, e quindi se non abbiamo i metodi corretti e standardizzati per il campionamento diventa difficile anche avere delle stime, che ci sono, ma sono in molti casi non comparabili, non confrontabili. I dati che abbiamo dei depuratori delle acque ci sono, però sulle fibre c'è tanta contraddizione, perché non si capisce se quel campione è stato preso con quale metodo, se è un metodo standardizzato, se ho eliminato tutta la contaminazione atmosferica. Quindi questo per dire che le informazioni che abbiamo in realtà sono il frutto della ricerca che negli ultimi anni sta facendo passi da gigante grazie alle nuove tecnologie. Quindi ancora non ci sono dati certi, quindi la politica e le leggi vengono fatte su dati che sono sicuri, ok? Quindi in questo mi sento responsabile, perché devo fornire un dato che è vero, che è reale e che porta poi i decisori a dover prendere delle decisioni. Ma in tutto questo io mi sento piuttosto ottimista, perché l'accelerazione degli ultimi anni non è casuale, perché appunto tutte queste cose segnalano comunque qualcosa. Quell'articolo che ha fatto un enorme scalpore
è significativo, perché quell'articolo diceva espressamente che quella non era una ricerca scientifica, ma era un test fatto in alcuni posti, ma ha ottenuto quell'effetto proprio perché c'è questo livello di sensibilità e ha aperto quel fronte. Quindi benissimo così, cioè sta funzionando. Ovviamente, essendo una cosa immensa, ci vorranno tante soluzioni, tanto tempo, però tutto questo sta funzionando, quindi bisogna continuare su quel percorso lì, incominciando dei comportamenti individuali, quello senza dubbio. Comportamenti individuali che però devono incidere soprattutto sulle cose più, cioè sull'usa e getta. Concentrarsi sull'abbigliamento è relativo, perché comunque l'abbigliamento ha una durata già più importante, quindi è più importante cominciare dalle cose più piccole e che vengono buttate immediatamente e che sono in quantità proprio per quello infinita. Quindi se cominciamo da quello, il resto poi pian piano si aggiusta, si sistema. Scusate, io sento un po' di scoramento rispetto a tutto quello che è stato detto stasera, anche se voi avete tentato in qualche maniera di dare, anche di indirizzare, come dire, il modo per cercare di capire quali sono le soluzioni. Però a me sembra che anche dal punto di vista politico e giuridico questa cosa crea delle situazioni inedite, perché in fin dei conti le norme, le tecniche giuridiche pubbliche che noi abbiamo immaginato riguardano sempre un decisore all'interno di un territorio ben definito. Lo Stato è questo, banalmente: potere legittimo in un unico, in un territorio predefinito, e regolare in maniera uniforme, uniformare i comportamenti in un certo qual maniera era riuscito a immaginare. In questo caso abbiamo a che fare con le cose di altri, nel senso che certamente tendenzialmente noi non consumiamo la plastica che noi abbiamo, è la plastica di altri, e quindi di conseguenza abbiamo a che fare col mare, cioè con qualcosa su cui noi non stiamo, e quindi praticamente noi possiamo, per quanto possiamo disciplinare i regolamenti, cioè le persone dentro un certo stato, alla fine la plastica nostra non è quella delle persone, dei cittadini di quello stato, ma di qualcun altro, le correnti fanno vedere in più, quindi non lo so. E immagino che l'unica cosa, cioè mi sembra proprio l'impasse del, come dire, delle relazioni internazionali, perché un accordo del genere può essere fatto soltanto tramite l'unanimità del consesso internazionale, che riguarda tutti, è vero. Allora, non lo so, questa è la considerazione dal punto di vista di... È verissimo questo, ma proprio per questo ci sono numerosissime azioni, alcune internazionali, altre addirittura globali, proprio per andare a incidere in questo senso. Non ultimo, anzi primo direi, l'ONU a giugno nella sua assemblea ha varato un percorso di politiche che vadano a incidere proprio su questo, che ovviamente, come tutte le cose che abbiamo detto fino adesso, richiede tempo e azioni multiple, però proprio perché è un elemento globale in tutti i suoi aspetti, sia nella nascita del problema che nel problema in sé e nella sua durata, e però le azioni vanno proprio in questo senso. Questo tipo di azione che deve coordinare tutti i paesi sulle scelte per incidere sul tema. Due, tutte le progettazioni, ad esempio europee, comunque tutti i bandi internazionali, costringono sempre più paesi a mettersi insieme. Uno dei problemi è proprio quello del fatto che hanno magari regolamentazioni diverse, ma questo costringe ad uniformare regolamentazioni, cioè si sta anche in questa fase qua, si sta intervenendo proprio in quello, cioè uno degli elementi è appunto cercare di mettere di fare in modo che si parlino con la stessa lingua, come per i protocolli, anche per le regole. Ma questo è un problema che capita in moltissimi casi, cioè i sistemi di protezione civile all'interno dell'Italia utilizzano software diversi. Questo, è come è ovvio, comporta un problema gigantesco, perché non riescono,
e su questo si sta intervenendo. Idem qua, si sta cercando di fare un lavoro per cui prima si usa la stessa lingua, poi si cerca di agire nello stesso modo, ma ogni piccolo passo serve, perché l'Europa, che è il posto fortunato, ricicla il 25% della plastica, la terra intera fa 10% di riciclato, quindi capite che se già arriviamo al 20 fa già il doppio ed è già un'incidenza immensa. Già migliorare tutto quello che è riciclo, e in quel senso si tratta proprio soltanto di fare politiche anche banali, se vogliamo, che oltretutto creano economia, perché uno dei problemi in Asia o in Africa è che ci sono intere fasce di popolazione che vivono recuperando l'immondizia. Quindi incidere sul fatto che non ci sia più l'immondizia non è banale in un paese dove qualche centinaio di milioni di persone vive grazie a quello, perché tu devi studiare l'alternativa. Allora, se però tu crei col riciclo un'economia, col riciclo organizzato un'economia, probabilmente migliori anche la situazione di quelle persone lì. Non solo, se tu condizioni la gestione dei rifiuti in maniera efficace e migliore, crei condizioni di vita migliori sia per quel che riguarda la possibilità di mangiare, sia per quel che riguarda la salute, sia per quel che riguarda l'economia, per popolazioni che probabilmente sono condizionate anche in questo nelle migrazioni. Infatti le migrazioni ambientali sono uno dei temi delle migrazioni, proprio perché l'ambiente, i problemi ambientali creano conseguenze sociali, eccetera eccetera. Quindi incidere su questo fronte qua è complicato, e hai ragione che è un tema finora inesplorato, ma anche in quel senso lì si sta iniziando a esplorarlo da poco, perché era giugno quando c'è stata questa assemblea generale dell'ONU, però anche lì è partito un percorso. Poi è ovvio che il percorso è molto lungo, questo sicuro. Non sapere che studi ci sono sull'uomo, cioè su intossicazione, ancora quasi nulla, direi ancora nulla. Nulla. La parte che vi ho fatto vedere sugli organismi sono studi degli ultimi 2 anni, sull'uomo è veramente quasi nulla. Quindi sì, è un po' difficile riuscire a fare previsioni o dire qualcosa. Si sa che quelle sostanze, le sostanze che si sa che viaggiano sono pericolose per l'uomo. Di sicuro l'uomo in qualche maniera è possibile che entri attraverso la catena trofica, si cibi di qualche particella di plastica, anche attraverso sicuramente attraverso l'inalazione. Di sicuro attraverso il tratto gastrointestinale le particelle negli organismi, questo è stato visto, ma è anche immaginabile che le particelle possono essere ingerite e poi eliminate, perlomeno microplastiche. Sulle nanoplastiche non si sa nulla, ma mi aspetto, nel momento in cui riusciremo a cominciare a vederle, mi aspetto che per loro invece ci sia un destino diverso. Ci sono alcune indicazioni di alcuni studi di laboratorio che hanno dimostrato un trasferimento delle plastiche, microplastiche più piccole, dal tratto gastrointestinale al circolo sanguigno, al fegato, fino al muscolo, ma sono esperimenti di laboratorio al momento, in natura ancora questo non è stato dimostrato. E non c'è neanche tanta chiarezza, ovviamente è molto complicato quando analizziamo un organismo, io penso all'organismo, ma l'uomo è un organismo, quindi quello che io vedo sugli organismi, certo, mi aspetto che in qualche maniera accada anche sull'uomo, ma negli organismi marini è anche complicato riuscire a discriminare. Abbiamo parlato dell'effetto di cavallo di Troia, no? Che ci interessa parecchio, perché a parte la plastica, che di per sé è un pezzettino che crea un problema meccanico, biologico, però poi tutto quello che nella plastica è assorbito, che potenzialmente quando passa nel tratto digerente
anche per azione degli enzimi digestivi, dell'acidità, insomma tutte le sostanze che sono assorbite a questa particella. Io mi aspetto, ed è stato in qualche maniera anche dimostrato, che si separino dalla plastica e che si accumulano nei tessuti degli organismi. Quindi questa è la parte che mi preoccupa sinceramente di più, perché poi alcune di queste sostanze sono, si legano in maniera molto efficiente con i tessuti, con il grasso, quindi è un po' quella la parte che mi preoccupa, queste sostanze che poi attraverso la plastica, che magari poi può essere escreta in qualche maniera il pezzettino, ma la sostanza che è stata trasferita all'organismo, quella si bioaccumula e quindi quella può rimanere, può bioconcentrarsi, può biomagnificarsi. Alcune di queste sostanze, poi lo sappiamo, lungo la catena trofica si accumulano e arrivano a livelli molto molto più alti, per cui noi siamo top predator, no? Nel sistema trofico, per cui i top predator, cioè quelli che stanno in alto nella catena trofica, rischiano di accumulare tutte le sostanze che gli organismi di cui ci cibiamo hanno qua. Quindi questa è una parte sicuramente ancora inesplorata, perché è difficile discriminare. Noi siamo continuamente esposti a tantissimi agenti tossici, così come gli organismi marini, quindi capire se quel idrocarburo, quel pesticida che io trovo accumulata nell'organismo, c'è accumulato perché l'organismo l'ha preso dall'ambiente, nuotando, dal sedimento, o perché l'ha preso ingerendo la microplastica, questo è difficile. Stiamo cercando di mostrare qualcosa in laboratorio, ma in ambiente naturale ancora non si riesce a comprendere bene questo aspetto. Però è un aspetto che ci preoccupa un po'. Altro? Allora, visto che le domande insomma si sono esaurite, io ringrazio voi per essere stati qui, ringrazio a voi che avete ascoltato, ricordo che lì chi vuole leggere il libro di Franco lo può trovare. Il prossimo appuntamento qua sarà il 17 novembre, che con Massimo Raffaeli facciamo una serata a partire dal libro di Giorrilli, 10 giorni che scomparso il mondo, sul centenario della rivoluzione d'ottobre, e quindi se volete ci ritrovate qui tra 10 giorni. Grazie ancora e grazie a voi. Grazie a voi.